Ciao a tutti, io sono Liania e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a fare la reaction alla 6x20 di Vikings, che è la final season, non solo della sesta stagione, ma di tutta la serie di Vikings. Sono molto emozionata perché sono gli ultimi 50 minuti di Vikings, la serie si concluderà così. Sono anche molto dispiaciuta, mi sento come un vuoto dentro già prima di iniziare, perché Vikings mi accompagna da circa 2 o 3 anni, se non sbaglio, e quindi non è un tempo lungo, diciamo, però sono stati comunque degli anni molto belli, insomma, e mi ha fatto compagnia tra amore, odio, un po' tutto. Quindi concluderli in 50 minuti è un po' come un vuoto dentro, mi sento. Però speriamo che possano essere 50 minuti belli pieni, no? E spero che l'unico spoiler che rimane da confermare sia vero, perché se fosse vero è il finale che aspettavo praticamente da una vita. Bene, possiamo iniziare. Attenzione agli spoiler, naturalmente, perché sarà l'ultima puntata, quindi di spoiler ce ne saranno tanti. Vabbè, comunque iniziamo subito. Anche nei commenti, attenzione a citare lo spoiler. Oh, Floki che è tornato alla fine della puntata precedente. Il suo nome è Nata. E il tuo invece è Oter. Ci siamo già visti, vero? Sì, è così, Floki. Proprio così. Vieni, ombre. Vieni. Sediamoci. Passi, passi. Queste persone si sono prese cura di me. Non sarei sopravvissuto altrimenti. Quando sono arrivato ero debole. Non riuscivo neanche a reggermi in piedi e farfugliavo. Hanno curato la malattia del mio corpo e del mio spirito. Mi hanno guarito. Per quanto fosse possibile. Perché hai lasciato l'Islanda? Si dicono tante cose. Sono partito quando la tristezza ha prevalso. Ne ero sopraffatto. Ero imprigionato nella tristezza. Mi sentivo abbandonato dagli dèi. Io continuavo a evocarli, ma non sentivo più le loro voci. Il mondo non aveva senso. Quel che un tempo pensavo fosse reale cominciava a fondersi e a sfigurare per cambiare forma. Ogni giorno il mio spirito era sempre più malato. Poi ho trovato una barca. Essendo vichingo, e lo ero ancora, sono sempre riuscito a trovare una barca. Cosa ti rendeva triste? Ce le provare a dircelo. Io non ricordo sempre. Le cose mi sfuggono di mente. Ok.
puoi chiedere a lui. Chiedilo a Hotel. Perché Floki era così triste? A causa degli uomini. Il sangue scuro della vendetta ha rovinato il suo sogno e l'ha fatto dubitare non solo degli dèi, ma anche di se stesso. La via antica. Il sangue scuro. Esatto. Cosa vedi quando guardi questo nuovo mondo? È fighissimo. Qui vedo infinite possibilità. Vedo un paesaggio dorato. Un terreno molto fertile, minerali. Fiumi, porti, costruzione, abbondanza. Esattamente ciò che Ragnar sognava. Lui sognava questo la prima volta che se ne andò da Kattegat. Questo era quello che lui cercava. Che però non l'ha trovato. E io l'ho trovato. In questo nuovo mondo puoi davvero vivere come ai vecchi tempi. Se scopri una terra, ma ti comporti esattamente allo stesso modo di prima, allora sarà uguale alla terra che hai lasciato. Guarda che macello che hanno fatto. Sono scemo di merda di tuo fratello, che roba. Eh sì. Fatelo passare. Eccolo. Eccoli. Fregno fregno, bello bello. No, si dice bello bello fregno fregno. In abruzzese. Che schifo. Salve. Tu mi hai insegnato quel gioco. Sai giocare molto bene, Ivar. È passato del tempo. I nostri padri sono morti. Siamo diventati re. Ma combattiamo ancora come facevano loro. Mi auguro che porremo fine a questo infinito ciclo di sofferenze e guerre. Sono d'accordo. Perciò propongo per il tuo bene di finire questa battaglia e di stipulare la pace. Scambiamoci gli ostaggi. Negoziamo in buona fede. Sì, tu in buona fede. Ah, verrò in buona fede. Cosa dici? No. Non ti fidar di loro. Rifiutare la tua offerta di pace. Siete venuti qui non invitati né voluti. E ora implori la pace soltanto perché temi di perdere. Non vuoi davvero la pace, giusto? Ivar Sansossa, tu sei l'emblema del terrore in tutto il mondo. Tu non provi nessuna pietà per i comuni mortali. No. Vuoi una tregua soltanto per radunare tutti, o magari per convocare altri norreni in tuo aiuto. Il tuo unico desiderio è quello di uccidere e trionfare. Il mio dio è un dio di pace e amore, mentre i tuoi sono crudeli, richiedono sacrifici. Per loro l'amore umano è inconoscibile e debole. E tu mi ritieni un debole, e arrendevole, e codardo. Ma per tua sfortuna ti sbagli di grosso. I tuoi dei ti hanno fuorviato. Loro credono che la morte trionfi sempre sulla vita, ma non è così.
Come l'inverno porta la morte universale, la primavera porta la vita eterna e il sole sorge ancora. Perciò è un no. Non me l'aspettavo, pensavo che ti curassi dei tuoi guerrieri da buon cristiano. Alfred. Ecce. Siete in minoranza. Gli ultimi del Wessex. Ivar. Io ho così tanto a cuore i miei guerrieri che mi rifiuto di sottometterli ai tuoi sotterfugi e alla tua tirannia. Vivono o muoiono per amore di Dio e per la loro terra. Perché non te ne vai? Abbandona la battaglia. Ma secondo te? Non farà mai. L'ha fatto davvero? Non ci credo, Ivar. Ma cosa? Ma veramente? No, secondo me c'è un piano. Cioè, Ivar che prende e se ne va così, non ci credo mai. Una bimba. Ecco qua, fregato. Ma sei scemo! Tu sei uno scemo di merda! Ma sei coglione! Sei coglione, fratello, ma proprio tanto. Ma come cazzo ti permetti? Guarda, spero che tu farai una brutta fine. Veramente spero di sì. 10.000 frecce. Dai, bam. Dai, non esitate. Non esitate. Ah, non l'hanno ucciso. Che peccato. Mio figlio è morto. Nekka. Era il mio adorato fratello. Non meritava di morire. È il peggior crimine. Noi non lo giustifichiamo. Non lo perdoneremo. Non eravamo al corrente, credetemi. Proviamo dolore e orrore per la sua morte.
Quest'uomo è uno dei vostri. Consegnatecelo e noi faremo in modo che venga punito per questo. Cos'è sto silenzio imbarazzante? Cosa deve fare Chissimo? Si vendica di tutti. Quindi che fai? Prendi e lo uccidi pure a lui? A parte che a me sembrano verdi. Qui, cioè, che azzurri di che? A me sembrano verdi, poi non so voi. Un'altra guerra, Alfred e Ivar sicuro. Faranno un'altra guerra perché Ivar non ci crede che si arrenda così. E infatti, vedi. Signore Gesù Cristo è con noi. È qui sul campo di battaglia e non intendo abbandonarlo. Catapulta! Lanciata! Che rispetto è questo? Scusami, vabbè, in guerra, che cacchio di vuoi rispetto? Neghi l'accusa di omicidio. Perché dovrei? Cos'è? Una sorta di processo? Sì. Non puoi punire la tua gente. Credi davvero a questi Skrelling? Sono dei bugiardi. Ero da solo. Uno di loro mi ha attaccato. Io l'ho ucciso per autodifesa. Questa è la verità. Hai perci credo. Penso che dica la verità su suo figlio. Allora sei una stupida. Siete tutti degli stupidi se vi fidate di questi selvaggi. Floki, tu cosa dici? Ormai tengo per me quel che penso. No, dice, non ti preoccupare. Il mondo è più importante di noi. Dovremmo prendercene cura. Tutto qui. A parte che cosa ha fatto in test? Che c'ha? Cicatrici di che cosa? Non mi ricordo che aveva preso il... così in testa. Se riteniamo che Nata sia colpevole del crimine di cui è accusato, deve essere punito. Se tolleriamo un omicidio, non ci sarà mai giustizia o fiducia in questo nuovo. La ripagherò. Farò tutto il necessario per farla stare meglio. D'accordo? D'accordo? Ho
Potter dice che dobbiamo agire diversamente qui. È un nuovo mondo. Comportiamoci come uomini e donne diversi, rinati a immagine di questa nuova terra. Ma non sono così convinto. Io penso che le vecchie leggi ci saranno molto utili qui. Gli dèi sono presenti. Gli dèi ci osservano. È una punizione estrema, ma date le circostanze, è quella più appropriata. Perciò, Nat, ladro, assassino, ti condanno all'aquila di sangue. Dai, si sta pentì, poverino. Siamo d'accordo? Un po' mi dispiace. Questi due proprio non cambieranno mai. Cioè, fino all'ultimo si sono fatti la guerra. Cioè, manca un po' di speranza, no? Non si ingegna tutto. Vabbè, però questo è tipo culo. Disperato, sta preoccupato, Ivar, perché? Per il fratello, beh, ci credo, sì. Ecco qua, si sta sentendo un'altra volta. Cos'è? È stata la maledizione di Ingrid. Ma che schifo, mamma mia. Questa forma di ste cose, va bene che siete brutali come non mai, però dai, le coste mozzate che nemmeno Eren ne attacco con Titan. In mezzo alla mischia. Dai, ti sei pure senti male. Che cosa devo fare? Cioè, prima di tutto vattene da lì, perché se no prendi tutto, uccidono e muori. Che ti sei senti male, non stai manco a combattere per difenderti. Ma che stai a fare in mezzo alla mischia? Hanno capito Alfred.
È pure lui, però. Oddio. Ho paura. Parlami. Perché non parli? Non è la prima volta che ti fai colpire, parla. Comunque. Ti prego, ho paura. Parla! Perché non parli con me? Parla! Oh, non è che sta sui tuoi servizi. Cioè. Tu comunque ti stai arrischiando a mezzo, ma te lo dico. Però Ivar. Sì, tu ti vuoi mettere contro Peter. Cioè, dite come fa Ivar a stare là a mezzo, nessuno lo nota. E gli dice di andarsene, o non lo so, gli inglesi non lo vedono e lo uccidono. Almeno a provarci, no. Così, inosservato. Ma succede qualcosa di grave. Rallentato tutto, quindi succederà qualcosa di grave. I tuoi occhi adesso sono blu scuro, Ivar. Ti ricordi che significa? Noi ci prendevamo cura di te. Quando i tuoi occhi diventavano blu, eri in grave pericolo di farti del male. E noi dicevamo non oggi, Ivar. Non oggi. Mi ricordo. Eccolo. Che se succede? Non c'è una vita. No! No, fratello! Hai fatto il tuo dovere! Non devi più intrometterti adesso! Mi sono preparato per tutta la vita, per questo momento! Che cazzo sei... dietro! Momento epico questo. Ucciderti. I tuoi occhi sono blu, Ivar. Non oggi. Non oggi, Ivar, no. Ti voglio bene. Anch'io, fratello. Ti voglio bene. Anch'io. Adesso vai. 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 Non dirmi che lo uccide Alfred adesso. Io piango male. No, rido male in realtà, se muore. Ma che cazzo sta facendo? No, spiegatemelo perché non ho capito. Non ho capito.
scomparsa in sossa. No, non dirmi che lo uccide Vizark. Cioè, Vizark che lo guarda così e dice queste cose. Poi, tra l'altro, c'è Alfred che lo guarda in questo... Oddio, che lo uccide questo, non mi dire. Cioè, questo a caso, praticamente, non me lo dire. Non aver paura. No, dai, preferisco Alfred a questo punto. O Vizark. C'è uno a caso, lo... Cioè, ma veramente? Ma veramente, fratello? Cioè, stiamo scherzando? Stiamo scherzando veramente? Cioè, c'è Alfred là che lo sta guardando tipo da mezz'ora. Non potevi farlo tu, porca puttana? Alfred, il merda. Cioè, che cosa stai a fare là a guardarlo per un'ora senza fare niente? No, vabbè. Io sconvolta dalla mia vita. Sconvolta dalla mia vita. Ma davvero... Allora... Davvero deve morire così Ivar? Cioè, va bene che io lo desideravo da tipo tutta la mia vita che Ivar morisse, però non così da uno sconosciuto. Va bene in guerra, va bene che muore e Vizark che si dispera, però porca puttana, non da uno sconosciuto. Ma chi è? Sì, sto cazzo. Non può morire morto da uno sconosciuto. Cioè, ucciso da uno sconosciuto. Ma chi è quello là? No, vabbè, io sono sconvolta dalla mia vita. Io lo guardo veramente. Fermi! Basta combattere! Fermi! Vi ordino di fermarvi! No, vabbè. La battaglia è finita! Cioè, non può. Dai, ma per. Cioè, ucciso da uno che non si sa manco chi è. Ma chi era quello là? No, ma cioè, vabbè, ma serio. Ho tanta paura. Sì, ormai. Ho paura. Ormai, che cazzo di avere paura? Di che cosa? Nessuno mai dimenticherà Ivar senza osso. No, vabbè, ma io sono contraria. Sono veramente contraria. Sono contraria. Io mi dissocio. Mi dissocio. Cioè, io sono contenta che sia morto, va bene? E finalmente lo spoiler che avevo si è confermato. Però non va bene come è morto. Ma non mi va bene niente di come è morto. Cioè, va bene che non ci sarà morto, secchito, va bene tutto. Però non così, cioè io non me l'aspettavo così. Lasciatemi un momento da solo con mio fratello. Cioè, ripeto, mi dissocio completamente. Veramente io mi dissocio. La mia intenzione è quella di portarti con noi. Ti invito a venire al Palazzo Reale con la mia famiglia finché non sarai guarito. Nel frattempo potremo discutere delle questioni relative al nostro futuro insieme e al futuro dei nostri popoli. Confido che accetterai. Aspetta. Devo dare a mio fratello una degna sepoltura. Una sepoltura vichinga.
Qua che sta succede? Ah, stanno uccidendo lo scemo di merda, sì. Mi fanno troppa paura questi qua, molta inquietudine. Il Valhalla non è per te, amico mio. Metterò fine alle tue sofferenze. Madonna, i brividoni che c'ho. Oh, madà. Vabbè, finita, dai. Breve ma conciso. Sapete che quando noi vi abbiamo dato il benvenuto in questo posto, non intendevamo lasciarvene anche il possesso. Guarda quanto sono inquietanti. Vabbè, adoro. Volevo lasciarti qualcosa di importante per la sepoltura, ma ho venduto il mio bracciale per delle droghe. Quindi stavo drogato, ammettilo. No, l'hai ammesso, quindi stavi drogato, complimenti. Mi hai salvato la vita innumerevoli volte. Un giorno, quando ci rincontreremo, ti ringrazierò. Dopotutto, in un modo o nell'altro, nessuno di noi ha vissuto una vita semplice e ordinaria.
ma chi vorrebbe una vita ordinaria? Perciò goditi il Valhalla, fino a quando esisterà. Presto vedremo il cielo oscurare. Assisteremo al crepuscolo degli dèi. E confido di essere con te in questa grande disfatta. Perciò, onore a te e a presto, fratello. Resterò qui seduto per un po'. Sono certo che non ti dispiace. Tosto. Vieni dall'Inghilterra. Ci sono notizie. L'esercito è stato sconfitto, con grandi perdite. Ah, ma cos'è? Non vengo alla fine. Re Harald è stato ucciso in battaglia. Così come Ivar Senz'ossa. Ivar. Sorè. E Vizir. Se tu ti dai un po' di barba, frate. Rinuncio a venerare Odino, Thor, Frey e Freya e tutti gli altri falsi dei. Dobbiamo piangere i nostri morti. Sono tanti. Madonna, la morte ne ha sconfitti molti. Harald Fainer e Ivar, figlio di Ragnar. Gli dèi bramavano di avere la compagnia di questi grandi uomini. Rinuncio alla mia vecchia vita. Ma serio? Cioè serio, stai dicendo? Cioè si sta convertendo? No, vabbè, raga. Io ti ungo con l'olio, segno di salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. No, ma vabbè, ma che serio? Amen. Amen. Ma tu ci credi davvero in Cristo, no? Perché, cioè, se ti converti, perché non ci credi, ma... Cioè, che senso ha? Benvenuto nella nostra Santa Chiesa. Sei entrato qui da pagano e andrai via da principe sassone cristiano. Come principe sassone? Quanto tuo padrino, ho scelto un nome per te. Da adesso sarai conosciuto come Athelstan, nostro fratello in Cristo. Athelstan? Oh, ma che serio? Re di Kattegat è morto. Lunga vita alla regina. Ma per chi sia altra? No, vabbè, ma che stai a dire? Lunga vita alla regina. Che sì, proprio, guarda, l'ultima che volevo che fosse a Kattegat. Cioè, proprio l'ultima. Però il Zerk con sto barbone non mi piace.
Hai qualche consiglio, Frankie? Consiglio? Togliti sempre i sassi che ti ritrovi nelle scarpe. È un buon consiglio. Abbiamo fatto bene a venire. Sì. Tu cosa pensi? Non credo avessimo scelta. Io non sono sicuro di niente. Non lo sono più. Gli dèi sono qui. Tu li hai visti? Non infastidirmi, Ube. Perché dovrebbero riguardarmi? Sono una formica. Lavoro duramente nella foresta. Sto barbone per i tuoi. Vedo solo la foglia sopra la mia testa. E quella foglia mi dà un po' di sollievo dal sole. Sei felice? Devo sapere ancora tante cose. Non ti serve sapere tutto. Non è importante. Lascia andare il passato. La gente ti ama. Cosa vuoi dire esattamente? Ricordi di Ragnar? Certo che sì. Mi disturba tutte le notti. Me lo ritrovo sempre intorno. Non riesco a liberarmene. Continua a chiedermi di costruirgli una nave. E io gli dico, a che cosa ti serve una nuova nave, Ragnar? Sei morto. Gli assomigli. Non mi importa, so che dici. Ti voglio bene, Floki. Grazie. Se non ti importa ciò che dico, allora non dirò niente. Ok. In ogni caso, presto sarò morto. Questa è la fine. No, di cosa è esattamente? Finisce così, praticamente manca molto poco, molto mezzo. Frankie mi fa troppo ridere questa cosa addosso. Finito. Non è che c'è qualcosa dopo? Schifiamo un po' la fine. Come se c'è qualche... No, non c'è niente. Ho finito Vikings. Non ci credo mai, raga. No. Cioè, io mi sento molto contenta. In realtà sono contentissima. Perché prima di tutto ho finito una serie TV, quindi... Ops. Secondo, come me lo aspettavo, non dico che ha superato le mie aspettative, perché può non essere vero se non è vero,
Perché ci sono tante cose che non mi sono andate giù, soprattutto dalla morte di Ragnar, ci sono stati alti e bassi, tante cose che non mi sono piaciute. Comunque sono comunque contenta, scusate un po' la ripetizione delle parole che mi escono un po' così, ma un po' a caldo, ecco, dico che non mi è dispiaciuta come stagione e mi ha comunque trasmesso tante cose. Adesso non so neanche come finire questo video, la mente molto molto calda, appena conclusa da tipo 2 minuti neanche. Probabilmente farò un video più o meno freddo, magari per riassumere tutto quello che è stato Vikings per me. Davvero non so cosa e come commentare. Ripeto, tra alti e bassi, tra tante cose che non mi sono andate bene. Comunque Vikings è una serie che merita di essere vista sempre e comunque. Adesso appena usciranno gli episodi in inglese con i sottotitoli, rivedrò la 6B in modo tale da avere di nuovo il quadro della 6B e magari farne un video poi per parlare appunto di tutte le cose che ho da dire su Vikings, che adesso non mi sembra il caso, a parte che sto registrando da quasi un'ora, quindi poi verrebbe un video estremamente lungo. Già penso editare 52 minuti di video sarà un'impresa. Un po' è come me lo aspettavo, un po' no. Ripeto, soprattutto dopo la morte di Ragnar, però ce lo facciamo andare bene, tutte le serie non possono essere perfette e ha preso poi uno scivolone assurdo, però è stato comunque un scivolone interessante e qualche volta abbiamo sbattuto ai lati, no, dello scivolo, però siamo arrivati alla fine e ci siamo arrivati quasi sani e salvi, quasi sopravvissuti a questo finale. Bello, cioè mi emoziono, mi sto messo emozionando. Va bene, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate o di questa puntata o comunque in generale di Vikings, parliamone un po'. Attenzione solamente a citare uno spoiler se lo inserite nei commenti, perché magari qualcuno può leggere i commenti prima di finire il video, prima di iniziarlo, quindi attenzione, segnaliamo gli spoiler. Io prima di tutto lo farò nel caso dovrò rispondere a qualcuno di voi. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se volete ci vediamo domenica prossima per un riassuntazzo dei miei pensieri su Vikings, oppure se siete interessati anche agli altri miei contenuti verranno pubblicati il martedì e il venerdì alle ore 14. Oppure domenica prossima, sempre alle 14, con l'ultimo appuntamento su Vikings. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!